su tutta la notte a studiare insieme a me. Ti ricordi Peter che aveva il sonno di piombo? Passava l'intera giornata a dipingere nel suo studio e poi si addormentava ovunque si trovasse. Anche sotto al tavolo durante il mio matrimonio. Ti ricordi i calci che gli hai dato? Peter, svegliati, svegliati! Ma che, sembrava la bella addormentata nel bosco. E tua moglie era furiosa. Non pensavo che Amanda fosse così conformista. Sembrava così spregiudicata Amanda con quei riccioli rossi. Le gonne più corte di quelle di un travestito. Sì, peccato che c'era sotto una che aveva paura di quello che dicevano i vicini. Tu invece eri più aperta, meno legata alle convenzioni. Sì, però diciamo che è stato Peter a liberarmi dagli schemi cortesi e dalle opinioni degli altri. Sì, però ogni scelta ha il suo prezzo. Io ho scelto di fare l'insegnante di filosofia, invece lui ha scelto di fare l'artista. È sempre stato un ribelle lui. Sì, d'accordo, lui se ne fregava di tutto e di tutti. Sì, anche degli amici a volte.